sabato e come ogni sabato non sappiamo cosa fare. Benvenuti nel nostro canale, al nostro nuovo video. Conoscete The Pause? Eccola qua. Praticamente Daphne ci dice cosa fare, perciò è arrivato un messaggio a Yusuf, l'ho sentito. Dritti nelle vostre camere che vi voglio vedere lavorare. Quindi mi sa. Io ho sentito lavorare, che vuol dire lavorare? Lavorare non lo so. Non mi è piaciuta la parte sul lavorare e io non so che cosa mi aspetta, sinceramente, ancora devo ambientarmi. Però ti assicuro che quel messaggio era strano. Daphne se ne esce scrive in maniera diversa. Quindi non era Daphne. Apri tu. Questo è l'incubo di Emily. Devi vincere l'incubo. 3-2-1. C'è di strano. Non è che prima fosse tanto più ordinata. Ed è normale che sia così. Io non è normale, scusa. Dai, no, però avevo appena lavato questi. Per una volta faccio la lavatrice. Ah, questo mi sa che intendeva Daphne per lavorare. Immagino questa scatola. Vabbè, abbiamo tre dadi rossi e tre dadi giù. Ah, ci siamo. No way! Indovina chi si fermerà a ritornare abbastanza. Vai! Ok, ma che cazzo? No, non è possibile! Vabbè, fatto! Non ci credo! 3 1 Alessia si divertirà. Dopo una spolverata, lava il pavimento. 3 Devo lanciare bene, di classe. 4 Va bene, va bene. Non è vero! Siamo 1-1. Duro. Sergio! No! Guarda, guardalo! E quello che va su e quello che pulisce. Allora, però aspetta, bisogna lavorare un po'. Aspetta, non trovo l'attino. Uno sfortunato con i dadi, fortunato in amore. 6 Al meglio di 3. 1 Che cosa ho detto? 6 Non ci credo! 6 anch'io! Ma 5 va buono. 4 2, non hai vinta una. L'attacco vince sempre perché è la miglior difesa, eh? L'attacco, come ci ha insegnato il nostro amico Maurizio, no? 4 Ok. 5, 1-0. Mi sa che non punto alla precisione, punto alla pazzia, quindi 2. Pari. 2. No, il tutto per tutto. Da noi. Devo sistemare tutto. Dobbiamo pescare qui. Rossi! Oh. Blu. Che clacco. No way! Dai! Ma perché? Sono contento? Per niente. Non si può giocare in due. Dai 3 in 6. Allora, Yusuf è super contento di essere squadra con me. E visto che io sono fortunata perché mi sono capita di 2 sei di fila con i dadi, io lancio i dadi e tu solamente. Che giornata. Dai! Ma come chiameremo questa squadra? Belli. Perdenti ma belli. Sì, noi siamo i pollici verdi. Un'armata che userei per armati in modo ecologico, sfruttando l'energia solare, quella idroelettrica. È tuo. Buongiorno signorina. Dietro i messaggi di Daphne c'ero io, ma credo si sia evinto chiaramente dal linguaggio forbito e altolocato. Daphne mi ha dato una mission: gestire la giornata Risico. Quello che voglio capire è se le menti di questi giovani ragazzi hanno appreso il succo del sacro maestro, del Master of Risico. Mettiamoli subito alla prova. Partiremo dalle stanze. E non ci entro. Chi ci vive qua? Un folletto? Non mi piace. Occhio e croce, non sono loro a rifarsi le stanze. E questo non va bene. Un vero militare la mattina si rifà il proprio letto. I pupazzetti dovranno sparire. Questa è una cosa inaccettabile. Avete visto cosa c'era sotto il cuscino? La discarica della biancheria sporca. Se queste sono quelle delle ragazze, cosa trovo dai ragazzi? Qua il massimo che posso fare è rimetterla in ordine. Questa roba non la tocco. Ne ho viste di cose brutte nella mia vita, ma così? Hanno il vizio di nascondere le cose. La doga non serve. Dormi per te. Il manto di un grizzly. Ma i ragazzi hanno già fatto tutto da soli, praticamente. Grazie, ragazzi. È un bordello questa stanza. Se mi li ha fatto 2 sei di fila. Manco fossero stati truccati. Mi tiro sulle mani, anzi me le sono proprio tolte, devo dire. Spaventato, sì. Paura che alcune cose andranno perse per sempre in mezzo a tutto sto casino. Non ho ancora fatto niente, ci metto un'oretta a metabolizzare. Mamma! Raga, a me manca la mamma alcune volte. Poi mi ritrovavo la stanza così e arrivava lei e riordinava. Manca la mamma.
La giornata di oggi è alquanto particolare perché abbiamo un premio ambitissimo. È il Master of Risiko. Non interrompermi, non indicare, è maleducazione. Vi ho lasciato l'ultima volta nelle mani del maestro del Risiko. Direi di non perdere tempo, prendiamo la nostra posizione. Avete i vostri colori e possiamo iniziare la battaglia. La partita non la vedo molto buona. Perché? Abbiamo scoperto che oltre a Simo e Flo, che sono due schiappe, abbiamo come avversario Danny. Noi contro il suo bicipite. C'è Danny, la serenità. Iniziamo la battle. Comunque sembri Hulk. Come sembro? Sei Hulk. Perfetto. Abbiamo due tue dita. Ah, che bello. Siamo i pollici verdi. Siamo al team pollici verdi. Che divertente. Continuiamo. Guarda, ma se vince lei se le prende entrambi. No, ho già vinto io. Quello che vi sto facendo è credere di poter giocare al tavolo con me. Questo posso anche fare il verso quando si avvicina. Sì. Ora fa paura. Allora, i nostri obiettivi sono Oceania e America del Nord. È una cosa anche abbastanza fattibile. L'unica cosa che dobbiamo fare è distruggere Danny. Tutti potevamo capitarci. Ci capita distruggere le armate nere, che sulle armate di Danny siamo messi a posto. No. E Danny, ti vogliamo bene. E ora ci tocca ascoltarti. Nero, nero, qua è tutto nero da no, qui. Tutto. Io vedo un po' troppo nero. Il nero è il colore dei grossi. Le armate sono posizionate. È ora di cominciare la parte seria. Su cosa, eh? Lei annuisce e basta. Mi sembra quasi una capra. Oh, ci siete? Cerchiamo di prendere le ultime energie che ci sono rimaste. Prendiamo un lanciadadi. Amore. E lo mettiamo qua. Attaccheremo con il Brasile e il Venezuela. Sì, noi siamo il pollice verde e vogliamo tutta l'azzurro. E tutto è in mano ai blu. Perdenti. I dadi. Il blu che è il colore della mare. Difesa. Boom! Fallo con me. Boom! Kamata, kamata! Siete miseri non solo nella vita ma anche nella fortuna. Qualsiasi cosa faccia io. Va bene, perdiamo tre, grazie. Vai. Ci credo! Ma io capisco io perché io sono sfigato dalla nascita e io faccio 1-1-2. Ma anche tu! Noi con 8 dadi facciamo quanto uno di Danny. Abbiamo perso tre carri armati. Allora facciamo un retrofront, dal Perù attacchiamo l'Argentina. Nell'insegnamento da parte del professore Maluzzo c'è la scrollata. Siete fatti della stessa materia con cui fanno il perdente. Però prego. Uno deve lanciare. No, va bene, ok. Perdiamo un carro armato. E ora facciamo un altro 2-1 Brasile Argentina. Assistiamo all'ulteriore sconfitta. Prego. Vai. 5. Hai fatto 3-1 in 3 lanci. Sì. No, mi ha vinciuto. Dopo aver perso 11 carri armati, signori, siamo riusciti a distruggerne uno. Attaccherò il Brasile. Uno per darci un attimo. Ne bastavano due dati. No, potete avere la fortuna di fare 6, che il pareggio in questo caso vi farà vincere. Ah, ah. Perfetto. Facciamo 2-1. Se fai 2-1 possiamo, se fai niente. Neanche, non riesci neanche a perdere. Vogliamo attaccare i Stati Uniti orientali. Giusa, Iesi. Come lo chiami tu? Iser. Iser. Niente, è andato in relazione. Spero di essere veramente fortunato in amore perché è infattibile questa cosa. Approfitto anche di questo casino per divertirmi un attimo. Ah boh, va bene tutto, però vestiti no, eh. Devo sistemare tutta la nostra stanza, tutto il pomeriggio deve essere perfetto, splendente. Tutto ciò adesso comincio perché sennò veramente ci metto 8 ore. Come faccio da solo? Madre, sarò molto veloce e rapido nel mio riordino. Daphne, guarda qua, aspetto i complimenti. Poche sono le persone che sono riuscite a fuggire dal mio pugno. Attenzione, attenzione. Poi siccome abbiamo anche l'Afghanistan sono ulteriori 2 carri armati. Quindi totale? 17. Penso che anche lei sia in difficoltà. La situazione non è proprio rosea per me. Beh, neanche per voi, non è. Attacchiamo loro. Quanti dadi? Tutti. 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 Per fare sempre 2. Proviamo con un attimo che tiro la cordicina. Tirato l'acqua. Vede. Fagli vedere come fare 6-6-5. Vai. Non mi aspetta. Ha strofinato il dado. Lanci il dado.
Vede? Chiaramente i ragazzi hanno capito il potenziale dell'ipertrofia dell'essere massello e hanno cominciato ad abusare un po' dei miei muscoli strofinando i dadi, cosa che tra l'altro ha fatto sfiorare un 7 nel dado. Questo qua sarà immortale. Che la pienezza sia con voi. Non ci crederete mai, ma siamo in una situazione dove la vittoria è possibile. Non voglio più giocare. Da qua, dove sta andando? Vieni là. Non voglio più giocare. Vieni. Devi smetterla di prendere iniziativa. Vedi che non sei in grado di fare le cose. Lei si discosta, lei non tocchi. Nonostante che sia il fallimento, c'è comunque l'orgoglio. Sii fiero di perdere. Ti ho proprio... Mi ha fatto male. Mi ha fatto malissimo. Cioè, bene. Adesso dobbiamo fare tutti i territori del nord-ovest. Ok. Adesso abbiamo preso tutto. Che fai qua? Vai là. Sì. Abbiamo lanciato l'ultimo dado. La vittoria è proprio venuta così, no? Quindi perdenti ma belli hanno vinto. Questa macchina da guerra ha asfaltato tutto quanto il territorio. Una cosa che mi ha lasciato a bocca aperta è l'arroganza e la cattiveria che è emersa in Emily verso la fine. Andiamo a svelare anche qual era la vostra mission. Un angelo che è diventato un diavolo e come mission appunto ha portato a casa l'intera faccenda. Lei qual era il suo obiettivo? Di distruggere le armate nere, lei però non volevo. Allora io mi sono rifiutato di attaccarlo. Ah, scelta saggia quella di non provarci nemmeno. Mentre il mio obiettivo... Conquistare 24 territori a tua scelta. Infatti non sono riuscito nell'intento. Ormai era chiara la situazione, la vittoria era in mano a Emily e Isuf. Siamo arrivati al momento più ambito, la consegna del premio. E dopo 4 ore e mezza di gioco, il grande onere, ovvero consegnare l'ambito premio. Guardate che bello, Master of Risico. Ecco a lei, signorina, per grazie lei. Mille. Lei ha piacere di avere la consegna del banco. Diamoglielo. Ed ecco qua. Grazie mille. Per celebrare la nostra vittoria abbiamo vinto. Ho vinto questi carro armati. Grazie per aver partecipato, per aver fatto la comparsa in questo video YouTube. Cos'altro posso dire? Sono io la Master of Risico. No, abbiamo vinto perché noi andiamo a carburante ecologico. È di una tristezza averli nel video. E i nostri carri armati, questi sono i pannici verdi che ormai sono anche sbiaditi, perché i nostri carri armati sono stati costruiti per andare in energia solare. I proiettili sono fatti di ananas sbucciato. Ora eccoci qua. Oh, attenzione. Salve. Ciao. Carissimo. Chi ti conosce? Mi è piaciuto come ho messo in ordine un po' le stanze. In realtà ho detto qua devo mettere in ordine più che niente, volevamo ringraziare Danny. Vi siete ricordati? Ci sono anch'io. Sì. Per aver fatto parte di questo video, ringraziamo Risico. Grazie anche per i premi. Un bacio. Ciao ragazzi.